Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, stasera io voglio fare questo video perché girovagando nelle varie testate giornalistiche ho trovato questo articolo che poi lo linko sotto. E c'è scritto, dice, è un articolo giornalistico della Serie B, no? Dalla Serie B. Qui dice Pisa 73 milioni in 3 anni. Io sono andato a vedere quello che sostanzialmente ha investito Knaster nella società. 73 milioni in 3 anni sono stati spesi. E vediamo l'investimento del Pisa fra stipendi e calciatori. Da quando il 75% delle quote del Pisa Sporting Club sono state cedute da Enzo Ricci a Alessandro Knaster nel gennaio del 2021, la società nerazzurra ha fatto una decisa virata sugli investimenti. Stiamo parlando di investimenti, non sto parlando di calcio, di calciatori, no. Io sto parlando di investimenti, perché poi vorrei farvi una domanda e chiedervi una cosa. Qui stasera si parla solo ed esclusivamente di investimenti. Quindi la società nerazzurra ha fatto una decisa virata sugli investimenti per l'area sportiva del mercato e degli stipendi. Complessivamente sono stati investiti tra mercato e stipendi oltre 73 milioni di euro. Al timone, come sempre, il direttore generale Giovanni Corrado, mentre in questi 3 anni si sono avvicendati alla direzione sportiva prima Claudio Chiellini e poi Stefano Stefanelli. Dai numeri analizzati dai bilanci emergono alcuni dati interessanti. La spesa complessiva degli stipendi, ad esempio, è stata di 45.478.000 euro. Guardando la suddivisione, si parte dai 9.135.000 euro nel 2021-2022, quando la società nerazzurra aveva il 12° monte stipendi del torneo, ma concluse la stagione perdendo la finale contro il Monza. Lo scorso anno, cioè 22-23, il Pisa è arrivato a pagare per gli stipendi 16.563.000 euro, sesto monte ore ingaggi della categoria, mentre in questa stagione la cifra è di 19.780.000 euro. Guardando al calciomercato, il Pisa a livello complessivo in queste 3 stagioni ha investito 27.940.894 euro, una cifra suddivisa tra 8 milioni e mezzo nella stagione 21-22, dove spiccano gli acquisti di Lucca 2 milioni e 6, Coin 2 milioni e 2, Touré 1 milione e 151, oltre a Sec 500.000 euro, Coin 2 milioni e 2, Touré 1 milione e 151. Scorso anno gli investimenti maggiori del mercato con 13.232.842 euro, le spese più onerose arrivano dai cartellini di Moreo 2 milioni e 650.000, i fratelli Tramoni 5 milioni e 131.000, quindi Torre Grossa 1 milione e mezzo, Canestrelli 2 milioni e il riscatto di Beruatto 2 milioni e 100. In questa stagione invece la spesa corrisponde a poco più di 6 milioni, nella quale spiccano i 3 milioni e mezzo per Mlakar, 1 milione di euro per Esteves e per ultimi 750.000 euro di Bonfanti. Da 3 anni il Pisa è costantemente tra le prime 5 squadre che hanno speso di più sul mercato nel corso di questa stagione. I nerazzurri si trovano al 4° posto con i loro circa 6 milioni a fronte dei 16 spesi dal Palermo, degli 11 dallo Spezia e dei 10 del Como. Questo recita l'articolo. Ecco, io dico questo, no? Invece di, secondo me, no? Invece di criticare, magari, io dico per qualcuno, no? Invece di criticare a spron battuto chi dice che i soldi sono stati spesi forse male e a fronte di stipendi onerosi e che poi sul campo alla fine non si vede il valore di Mlakar, di questi soldi, il valore di Moreo, cioè non si vedono
La società investe, la società spende, nessuno dice che la società non lo fa. Il problema è che i giocatori che sono stati comprati a cifre esorbitanti, secondo il mio modesto parere, che può essere condivisibile come può essere non condivisibile, non rendono alla società, quindi non rendono al Pisa Sporting Club. Io penso che per qualcuno sarebbe ora di farsi un bel esame di coscienza e magari forse dare un'occhiata alle cifre e forse rendersi veramente conto che la società, nessuno sta dicendo che non spende, che la società, nessuno sta dicendo che non è una società che vuole bene al Pisa. Il problema di questa società, secondo me, è quello di aver speso tanto e la resa è veramente poca. Questo è il punto. Secondo me, il tema è questo. Quello che è stato speso dalla società, poi in termini pratici sul campo, vi è stato un ritorno altrettanto di valore? Questo è il tema. Questa è la domanda che uno si deve porre. Non dare addosso a chi effettivamente dice la verità. Ecco, ok? Questo è quanto. Perché come nell'ultima partita, te ti sei salvato non grazie a Mlakar, non grazie a Moreo, pagati fior fior di soldi, non grazie a Beruatto che ha fatto 2 minuti e poi è sparito, non grazie a qualcun altro, ma grazie ai senatori, cioè grazie al grandissimo Gaetano Masucci e grazie al capitano Caracciolo. Questo è il tema, questo è il punto, e non sparare a zero su chi dice la verità. Ok? Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!